Un altro. No, non è un relitto. Ma. E quella che cos'è? Raga? Ma quella è. Ciurma, prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Naturalmente se siete nuovi vi invito a lasciare poi il follow e se potete fare anche la sub o abbonamento, che è la stessa cosa col Prime. E detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video della Vanilla Multiplayer. Siamo ancora nel villaggio innevato e soprattutto nel villaggio abbandonato con un raid imminente. Quindi adesso abbiamo una nuova missione: finire questo raid, cercare di battere il raid e salvare i due villagers che abbiamo trasformato, che per fortuna li abbiamo chiusi là dentro. Ecco già, guardate quanti, qua. Via, dobbiamo ammazzarli subito. Nel mentre ciurma vi ricordo due cose importantissime. La prima cosa, c'è un mega mi piace, cerchiamo di superare i 12.172 like per questo video. E soprattutto ricordo che questa sera alle 20.00 sarò appunto in live su Twitch, mi raccomando non mancate. E adesso raga mancano due riders. Che palestra aveva questo? Con multi, attiviamo, facciamolo subito dai. Usiamo di palestra. Salve. E qua. Suc. Ah. Ok, perfetto, ottimo. Ma mi ha droppato la sua ascia con sharps, ma ha un utilizzo, quindi se mi colpiva tipo due volte mi dà senza ascia, non capisco. Ok, manca l'ultimo raid, adesso due cacchi è finito. Si sarà bloccato in qualche ragnatela secondo me. Ho sentito, eccolo là, non fa nulla. Oh cacchio, invece sì, è what. Aia, aspetta, ma io c'ho, oh no, ciurma. Mi sono appena accorto che avevo le casse del pc acceso e che l'audio di Minecraft usciva dal pc, non dalle cuffie. Ok, tutto risolto, infatti mi sembrava strano l'audio di Minecraft. Allora, ma, oh, ho sentito? È qua dentro, mi sa. Ah, noob. Ok, perfetto, ragazzi. Il raid continua. Ormai l'abbiamo iniziato di notte e quindi lo finiremo di notte. Ok, veniamo da dove parte. Non ho sentito il corno. Raga, non ho sentito il corno. Può essere un problema oppure è tanto, tanto lontano. Vedo qualcuno là sotto. Ok, mi sa che non c'entra nulla quello. Quello è tipo randomico là. Piano. Ok. Ok, lui ragazzi mi sa che non fa parte del raid. E allora da dove cacchio sta arrivando il raid? Non capisco. Ok, ciurma, eccolo lì. Allora, facciamo subito una cosa. Bombardiamoli velocemente. Sbam. Sbam. No, cacchio, l'ho missato. Ok, l'ho preso. Ok, ho fatto fuori uno. E adesso ragazzi andiamo di spada. Perfetto. Ne manca uno. Intanto vediamoci questo smeraldo che male non fa. L'ho sentito, eccolo. Ok, fatto fuori. Ragazzi, il raid continua. Mi sa adesso arriverà l'ondata, quella leggermente più forte. Per fortuna abbiamo ben 4 mele d'oro, quindi siamo abbastanza tranquilli. Però, chi sa mai. Oh no, cacchio, proprio da lì è spawnato. Ok, c'è il bestione, tu vai via da qui subito. Oh, ok, l'abbiamo preso, abbiamo dato pure fuoco. Sì, ma, oh, imprendibile. Perfetto, per i creeper. Aia, ma come ti permetti? Brutto bestione. Cacchio, questi qui ragazzi mi fanno fuori. Ok ragazzi, il bestione è andato, vai. Che manca l'ultimo. Zombie, tu vai via di qua per favore, grazie. Certo che iniziare un video con un raid mi sa che non è mai successo finora qua sul mio canale. Mi sa che quella strega è l'ultima del raid. Sì, è lei. Stuc. No, l'ho mancata. Stuc. Ma, ok. Ma vi immaginate tipo un giorno fanno un aggiornamento di Minecraft e le frecce infuocate danno veramente fuoco a quello che toccano? Quindi se becchi un blocco di legno incomincia a dar fuoco a tutto. Sarebbe una cosa, forse un pochettino brutta. Oddio, quanti? No, raga, allora, devo stare qua. Ancora l'evoker non c'è. Ah! Ma che cacchio, creeper, dove cacchio sei spuntato? Ma mi sa che ci tocca andare sempre con la spada per ora. Siamo pure senza scudo, non ho portato il mio scudo, cacchio. Aia. Ma mia, raga, che critico, l'ho fatto volare. Ok. Sul ghiaccio, ragazzi, facciamo un sacco di critici. Buona, preso. Aia. Facciamo fuori subito la strega, ok. Aia, ma che cacchio. Strega, dove vuoi scappare? Vieni qua subito. 360, ho perso. Oh, ma cacchio di stray. Vieni. No, mi ha dato slowness. Ok, perfetto, raga, dai. Stiamo andando abbastanza bene nel raid. No, raga, no, ma siamo seri. Quanti cacchio sono? Stiamo andando abbastanza bene. No, non fare le magie. Raga, l'ho bloccato in tempo. L'ho bloccato. Mi sa per evocare i cosi. Gli schifi, quelli che volano. Comunque, ragazzi, di sotto gli scorsi mi ha dato un paio di consigli veramente carini per i nick. Da dare, appunto, sia alla spada che all'arco. Quindi, se dal prossimo episodio andremo a rinominare. Bestia, vieni qua. Vai. Che vuoi fare? Ne hai capito? Nulla. Oh, sbam. Fatto fuori. Ragazzi, sto raid sta durando un casino. Vai di critico. No, l'ho mancato. Ok. Perfetto, raga, mancano, mi sa, due del... Oh, ok, mancano le streghe. Ok, e manca... Mancano questi due adesso, ragazzi. Dai. Ok, ho fatto fuori uno. Ah, no, ne mancano adesso due. Cacchio. Ma in tutto questo, il mio cavallo, che fine ha fatto? Vabbè. Allora, facciamo, ragazzi, fuori questi stray.
Aia, ma sei tu che mi picchia. Ormai ragazzi sta facendo giorno, quindi perfetto. Ma un attimo, non sto a guardarmi. Vabbè. Ok ragazzi, no, ancora continua. No, ciurma, mo ci spaccano. Generano un casino adesso. Vediamo se arrivano per di... Oh cacchio, da quell'altro lato. No, non mi evidenzi neanche. Dove sono? Allora, c'è un evoker. Eccolo. No, ok, morto, 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 perfetto. Tu non mi tocchi. Tu neanche. Invece mi ha toccato. Ah, quanti cacchio sono? Ah, vattene via, bestione. Coso gigantesco e schifoso. Che cacchio, ma ci vuoi. E basta. Oh, raga, vittoria. Sì. Finalmente, ciurma. Mamma mia. Fare un raid da soli in sto server è veramente difficile. E abbiamo anche Hero of the village 5. Perfetto. Ma i nostri villagers ora sono ancora vivi, sono sicuro. Vediamo. Ok, mi sono rotto l'accetto. Yes, sono qua. Perfetto, ciurma. Mamma mia, che casino. No, no, non dovete uscire. Non dovete entrare. Dovete stare dentro. Entra dentro. Entra dentro. No. Questo qui si è bloccato nella ragnatela. Non ci credo. Ok, almeno lui è bloccato. L'altro si sta mettendo già. Sta già farmando. Ma vabbè, ok. Adesso, ciurma, abbiamo invece un compito importantissimo. Provare a portare questi villagers da questo villaggio a casa nostra. E per fare ciò dobbiamo cercare una caverna dell'ossidiana, del ferro e della flint per fare un porta del nether, perché faremo qua un porta del nether che ci andrà a ricollegare a casa nostra. Cavallo, tu sei tutto ok? Tutto a posto, perfetto. Ciurma, cerchiamo subito una caverna. Ok, forse già ho trovato la caverna, sapete? È stato veramente semplice. Vediamo se c'è. Ok, c'è del ferro, va bene. Mi interessa di più della flint adesso. Ok, sento altri zombie, ragazzi. Mi sa che la caverna qua continua, quindi un attimo provo a scavare e vediamo se troviamo l'altra caverna della caverna. Perfetto, ciurma. Abbiamo trovato anche la gravel. Nice. Serve la flint per forza. Anzi, con la mela dolce subito la flint. Scherzavo. Ok, abbiamo la flint. Adesso facciamo anche un'altra cosetta. Non abbiamo il legno per cucinare l'iron, quindi di conseguenza dobbiamo per forza tornare in superficie. Ok, allora eccoci qua. Perfetto. Ossidiana, raga, ci buttiamo subito giù. Senza... qua c'è anche l'acqua. In realtà non ci dovrebbe tornare utile. Però vabbè, facciamo una cosa, ciurma. La tappiamo subito invece l'acqua, dai. Questo lo buttiamo. Questo lo buttiamo. Queste le buttiamo. 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 E buttiamo pure. Allora scendiamo per di qua. Ciurma. Ma diamantini così? Easy. Due diamanti. Va bene. Allora adesso dobbiamo però fare attenzione a non morire nella lava. Oh cacchio, mi sa che qua sotto, ragazzi, è pieno di lava. Sì, c'è tutto uno strato di lava qua sotto. Ok, vediamo. Scendiamo per di qua. Dobbiamo prendere 10 pezzi di ossidiana. Così facciamo qua il portale. Anzi, lo facciamo in realtà sopra, perché comunque abbiamo bisogno del legno per fare anche la finta stile. Soprattutto torna più utile, più comodo, perché dobbiamo portare i villagers a casa nostra tramite il nether. Quindi c'è un'altra possibilità, che schioppano. Intanto guardiamo il lato positivo. Abbiamo guadagnato 2 diamanti. Non male. Ok, siamo a 9 pezzi. Manca l'ultima, ragazzi, e possiamo tornare in superficie. Perfetto. Allora, ma dobbiamo salire per di qua. Quindi facciamo così. Opla. Ragazzi, si torna adesso in superficie. Allora, vediamo se possiamo utilizzare le fornaci del fabbro. Se ci sono ancora. No, mi sa che non ci sono. Anzi, no, qua c'è la grindstone, non le fornaci. Come l'hanno detto, vabbè, prendiamo un pochettino di legno. Lo prendiamo da qua. Top. Come il nuovo, non è successo assolutamente nulla. Facciamo subito una bella fornace e aspettiamo che adesso ci cucini il ferro. Non abbiamo del coal. Usiamo il bambù. Andata. Vai. Uno stack di bambù deve bastare per forza per fare un pezzettino di ferro. Intanto iniziamo a fare il portale del Nether. E lo andiamo a fare, ragazzi, mi sa, così così. Lo faremo qua dentro. Riusciamo. Allora, facciamo attenzione a non far scappare i villagers. Opla. Perfetto. La spacchiamo in letto. E qua ce l'hanno le fornaci. Bello. Allora, spacchiamo la fornace. Ce la fici di... Cosa vuoi fare? Scusami. Ma mi ha dato... Ciurma, mi ha dato un semino. Tieni. Mi ha droppato un semino. Ok, non facciamo domande. Ragazzi, guardate che già voleva scappare. Mamma mia. Ma mica sei imprigionato qua. Sì, sei imprigionato. Però vabbè. Allora, adesso dobbiamo fare la seguente cosa. Facciamo così. E dobbiamo un attimo... No, dai, però ti devi levare. Dai, no, non mi puoi... far perdere. Bravissimo. Bravo, vai via. No, mi ha ridato un altro semino, raga. Ok, vediamolo lì, ciurma. E facesse la seguente cosa. Ci serve sì il ferro che abbiamo messo a cucinare. Ok, e andiamo subito a fare il finte steel. Abbiamo tutto l'occorrente per tornare a casa. Abbiamo qua il nether. Quindi tappiamo un attimo qua. Ok, e accendiamo il portale. Andiamo subito dentro il nether. Vediamo, ragazzi, se siamo più o meno vicini a casa. Dovremmo, meno male, essere vicini, credo. Dobbiamo andare verso le coordinate 00. Quindi dritto per di qua, anche perché
perché appunto è tutto dritto, mi sa, sapete? Perché alla fine il portale, anche l'overworld, è tutto un percorso dritto che abbiamo fatto. Quindi dovremmo vederli subito i nostri portali, credo e spero. Allora, forse sta qua sopra. Vediamo, proviamo a salire, ragazzi, prima di non beccare la lava. Anche perché dobbiamo creare tutto un percorso per i kart. Hoppla, eccoci qua. E non vedi i portali. Forse sono per di qua. Ok, non sono per di qua. Ragazzi, devo un attimo ricordarmi le coordinate di casa, farle di sotto e capire nel Nether dove dobbiamo essere. Ma credo che dobbiamo andare ancora più dritto. Ancora più in qua dobbiamo andare, mi sa. Ciurma, ho trovato i nostri portali. Eccoli qua. Sono a circa 200 blocchi di distanza. Infatti ho fatto già tutto un piccolo tunnel. Ho fatto anche il ponte, perché purtroppo ovviamente la sfiga vuole che eravamo sospesi sulla lava. E adesso colleghiamo questo piccolo percorso. In questo modo possiamo utilizzare poi dei minecart per portare a casa nostra i villagers, sperando di non creare nessun casino. Naturalmente abbiamo bisogno di un sacco, ma proprio un sacco di rail. Quindi se ne parla almeno di 4 stack. Ma per fortuna abbiamo la nostra bellissima farm, anzi duplicatrice di rail, quindi veramente tanta roba. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Allora, adesso, se quello è quello di Anima, questo è quello mio, questo è quello di Giulio, giusto? Credo di sì. Allora, vediamo un pochettino. Yes, ok, è il nostro portale. Ragazzi, andiamo subito a dormire e con il nuovo giorno facciamo tutto il percorso e iniziamo a portare i villagers qui a casa nostra. Certo, adesso devo vedere un attimo come far entrare il villager poi col kart dentro il portale. È un macello, secondo me. Ma ci riusciremo. Ma tu cosa vuoi qua vicino le mura di Anima? Ok, ragazzi, attiviamo la duplicatrice di rotaie e vediamo un pochettino. Dai, ne abbiamo bisogno almeno 3-4 stack. Ok, già qui abbiamo 45. Perfetto, uno stack è 10. Ragazzi, a questo punto ci vediamo quando farò già direttamente tutto il percorso nel Nether. Perfetto, ciurma, abbiamo tutte le rail necessarie. Alcuni le ho postate anche dentro le ceste. E ho pure craftato 32 redstone torch per le nostre powered rail. E in più anche 3 minecart. Servirebbero soltanto, ragazzi, 2 minecart. Però ne portiamo 3 per sicurezza. Quindi adesso dobbiamo fare anche una cosa. Io penso, ma se il villager entra di qua, uscirà anche da quest'altro lato. E uscirà, penso, con il kart, giusto? Quindi se facciamo una cosa così, in modo che il kart tipo ci finisca sopra, sì, di qua, che anche di qua, credo, forse, può essere, non lo so, ragazzi. Mo entriamo, perché è la prima volta che faccio una roba simile, quindi può essere che anche non funziona, non lo so. Perfetto, facciamo una cosa, iniziamo già con mettere qua 2 powered rail. Naturalmente li attiviamo, quindi facciamo così. E poi per di qua faremo una salita. E adesso, per di qua, ciurma, beh, diciamo che ci metterò un bel poco. Ciurma, ho fatto male i calcoli. Ho finito le rotaie. Ok, ciurma, ho fatto tutto. Adesso il momento della verità. Funzionerà tutto quanto? Non lo so, sinceramente. Tutto dipende dal villagers se entrerà all'interno del kart. Dai, villagers, credi in te. Perfetto. Vediamo. Non lo sta portando. Raga, non funziona. Ok? Devi portarli, deve per forza andare. Allora mi si devo levare il kart, vediamo. Si è mangiato il kart. Vai, vai. Perfetto, è andato, vediamo. Ragazzi, spero che non faccia casino il villager nel Nether. No, si è mangiato il kart il Nether. Devi andare qua, tu devi andare sopra. Vai, dentro il kart. Dentro il kart. Nel kart. Non qui nel kart. Oh, è andato, è andato, è andato. Ragazzi, ci siamo. Ci siamo tantissimo. Vai, lo spingiamo noi pian piano, ragazzi. Sta funzionando. Ok, adesso prenderà il volo. Ok, ragazzi, è partito. Lo seguiamo noi così. Dai, 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 dai. Vai, vai, villagers, vai. Raga, sono alla stessa velocità dei villagers. Wow. Ok, pian piano, pian piano. Vabbè, lo raggiungiamo adesso. Ok, perfetto. Raga, mamma mia. Ok, siamo arrivati quasi alla curva. Ci siamo. Stiamo salvando i villagers del villaggio abbandonato. Vai, vai, vai. Il problema è che adesso mi sa che non entra nel kart, quindi. Hoppala. Oh, è andato. Ah no, è ancora qui. Devo rompere il kart, mi sa. Allora, tu devi andare più in qua. Devo fare. Vai, entra, entra nel portale. Entra nel portale. Tippati, ti prego. No, tippati. Entra nel portale. Nel portale devi entrare. Non hai capito nulla. Nel portale. Dove stai andando? Entra nel portale. Allora, vedi questo pollo? Dai, lo devo mangiare io. Forza, entra nel portale. No, no. Vai, 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 vai. Devo chiudere. No. Vai di qua. Non hai via di scampo. È inutile. Portale, forza. Allora, villager. Oh. No, 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 no. Dove sta andando? Entra di qua, di qua.
di qua, please. Come cacchio faccio ad attirarlo? No, 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 dove sta andando? Stai fermo, fermo. Sto per di qua. Vai. Ah, ma questi sono i rimedi. Va bene. Va benissimo. Sei venuto tu, villagers. Va bene. Sali. 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 Ok. Ok, ci siamo. Vai, entra nel portale. Please. Hai due blocchi. Puoi scegliere quello. Oh! È fatta! È andata! Ce l'abbiamo fatta, ciurma! Mamma mia! Vabbè, fermo, fermo, fermo! Nel kart, nel kart! Yes! Ciurma, ci siamo! Andiamo subito a dormire adesso. Ragazzi, il secondo villagers è entrato tranquillo, tranquillo, tranquillo. Dai, ti devo salvare. Vai, villagers, corri, corri, corri. Dai, perché non ci ho messo qua le powered rail? Sono un deficiente. Da adesso prenderai il via, raga. È andato. Ciao, villagers, ci vediamo dopo. Intanto ammazzo questi magma cube. Quanti siete? Datemi tante belle palline di magma cube, dai. Attaccami ancora. Vai, fallo se c'è il coraggio. Coraggio, fatti ammazzare. Allora, ciurma, se tutto va secondo i piani, rompendo il kart, dovrebbe già andare. E non si pippa. Dai, vacci. Sto odiando questi villagers, ve lo giuro. Ragazzi, sto villagers non vuole tipparsi. Non lo so. Fatto 6 comunque sta qua sopra, quindi penso che sarà un bug temporaneo, non lo so, un glitch, boh. Non si vuole tippare? Va bene. Ok, villagers, l'hai voluta tu. Rimarrai lì per sempre. Top. A questo punto, ragazzi, prima adesso nel kart, invece. Oppla. E torniamo nel villaggio abbandonato, perché l'avventura non finisce qui. Infatti, dopo la missione del raid, dopo la missione dei villagers, partiremo all'avventura, alla ricerca adesso, di un tempio sottomarino. Perfetto, ciurma, barchetta, e l'avventura di questi episodi ancora continua. Adesso, ragazzi, nell'oceano freddo, non dovremmo avere problemi a trovare subito un tempio sottomarino. Comunque, mentre navighiamo, ragazzi, un bel pollettino rinforzato. Non possiamo mangiare, mentre navighiamo. Ah, ecco. Infatti dicevo, perfetto, vediamo un pochettino se abbiamo fortuna, ragazzi. Allora, qua c'è un relitto e non ci interessa. C'è un'isoletta per di là, ok. Andiamo ancora avanti, vediamo se riusciamo a trovare. C'è un'altra isola. Ma non mi dire che tipo c'è un continente, non è un'isola. E in realtà, ragazzi, tipo, questo scenario è un altro che è tipo un mega lago. No, là c'è pure un'altra isola. Proviamo un attimo a circumnavigarla. Penso sia un'isoletta comunque, sì, perché vedo che il mare la continua. Quindi è per forza, sì, è un'isola, perfetto, ok. Beh, ragazzi, continuiamo. Un delfino c'è là sotto. Un altro, no, non è un relitto. Ma... E quella che cos'è? Raga? Ma quella è...